Buonasera, bentrovati con l'informazione del TG Versilia. In apertura la cronaca e un terribile dramma familiare che si è consumato nella serata di ieri a Torre del Lago. Un uomo che è stato ferito a coltellate dal figlio, l'uomo di 74 anni, residente nella frazione Via Regina, adesso è in gravi condizioni a Cisanello, all'ospedale Pisano. Il figlio, pensate, con l'arma, con un coltello, lo ha ferito in più punti e poi si è costituito ai carabinieri. Adesso è in carcere con l'accusa pesante di tentato omicidio. Sentiamo tutti i dettagli in questo primo servizio. È ricoverato in rianimazione all'ospedale Cisanello di Pisa in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, Giorgio Manfredi, 74 anni, di Torre del Lago, colpito ferocemente a coltellate dal figlio Leonardo, 44enne, lunedì sera nel letto di casa sua, un appartamento di Via dell'Aquila nella frazione Pucciniana. Un dramma familiare che si è consumato all'ora di cena. Dopo l'ennesima lite furibonda, l'anziano, poco prima delle 20, è andato a letto e lì è stato assalito dal figlio con una mannaia da cucina. Colpito alla testa, l'uomo ha reagito, si è alzato cercando di difendersi con una sedia, ma l'aggressore non si è fermato. Preso un grosso coltello da cucina da 30 centimetri, ha colpito il papà all'addome e alla mano, per poi darsi alla fuga a piedi. Alla vittima non è rimasto che chiedere aiuto ai vicini, urlando dal terrazzo, dove è stato soccorso, trovato in una pozza di sangue. Dopo le prime cure all'ospedale Versilia, è stato trasferito a Cisanello, dove resta sotto stretto osservazione. Manfredi figlio poco dopo si è costituito ai carabinieri della caserma di Torre del Lago, con sé aveva ancora il coltello. Adesso si trova in carcere a Lucca con l'accusa di tentato omicidio del padre. I due erano ai ferri corti da molto tempo, rapporti esasperati dopo la morte della madre 3 mesi fa, che aveva lasciato Leonardo, disoccupato e single, tutto sulle spalle del padre. Il violento episodio ha sconvolto il vicinato, ha corso a prestare aiuto. Nessuno vuole parlare oggi a Torre del Lago, resta soltanto il silenzio e l'incredulità. Voltiamo pagina, sempre all'ospedale Cisanello di Pisa, è ricoverato in gravi condizioni, ha subito un intervento alla testa un 60enne residente a Santo Stefano Magra, vittima di un incidente in mattinata sul lungomare di Marina di Pietrasanta. L'uomo è caduto intorno alle 11 di bicicletta per motivi ancora da accertare, fatto sta che ha sbattuto violentemente la testa sull'asfalto. Sul posto l'automedica del 118, la Croce Verde, la Polizia Municipale di Pietrasanta. I soccorritori hanno visto subito le condizioni del cicloamatore come molto gravi. Il ferito è stato portato, come vi dicevo, in elisoccorso all'ospedale Pisano di Cisanello, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. E adesso invece vi parliamo di questa operazione scattata nel pomeriggio in centro a Viareggio, chiusa con l'intervento delle forze dell'ordine. La residenza per anziani di via Leonardo da Vinci, vicino all'incrocio con via Sant'Andrea. I pazienti non autosufficienti sono stati trasferiti in ambulanza presso la residenza sanitaria del comune di Viareggio, all'ex ospedale Tabarracci. Il blitz è scattato nella metà del pomeriggio dopo il sopralluogo che nei giorni scorsi la ASL Toscano Nord-Ovest aveva eseguito all'interno dell'edificio che ospitava, dobbiamo dire, a questo punto all'incirca una decina di persone, una decina di anziani. Secondo l'azienda sanitaria, però, la residenza in questione era sprovvista di alcuni via libera per funzionare come residenza abilitata ad accogliere un certo numero di persone e per questo sono arrivate le forze dell'ordine accompagnate da varie associazioni di volontariato, Croce Verde, Misericordia di Viareggio e Croce Bianca di Querceta per trasportare gli anziani, come vedete in queste immagini, alla residenza assistita al Tabarracci, all'ex ospedale Via Regino. La pagina politica adesso, dopo oltre un mese e mezzo di stop, è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale con nuovi equilibri. Stefano Pasquinucci ha ufficializzato e formalizzato il suo passaggio all'opposizione. È tornato a parlare anche il sindaco Giorgio De Ghingaro a proposito di sanità e società della salute. Sentiamo il servizio. Dopo una lunga pausa durata circa un mese e mezzo, è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale di Viareggio. Appuntamento oggi alle 14 nella sala consiliare del Palazzo Comunale. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, le dichiarazioni del consigliere Stefano Pasquinucci, che da oggi lascia ufficialmente la maggioranza amministrativa per passare all'opposizione. Ma per questo ho deciso di uscire dalla maggioranza. Rimango e se nessuno ha qualcosa in contrario in questo posto, perché mi dicono uno spostamento costerebbe qualche migliaio di euro. Rimango qui,
e nessuno si azzardi più a chiedere le mie dimissioni pur non avendone diritto o potere, per tentare di continuare a dare il mio personale contributo senza essere pregiudizialmente contro qualcosa o qualcuno, ma a favore di Viareggio e Torrellago Puccini, che penso poi sia la giustificazione che unisce tutti quanti, nessuno escluso, coloro che siedono tra questi banchi. Polemico anche il consigliere di Viareggio Democratica Giuseppe De Stefano, che chiede al sindaco maggiore attenzione ai problemi della città, in particolare alla questione riguardante il porto e alle oscure figure che vi ruoterebbero intorno. Ai Saetta, alla chiusura del Fappani e in quel bel porto io ho maturato l'idea che tutto l'insieme della maggioranza, intesa per la maggioranza, consiglieri comunali, assediano il sindaco e stanno lì per vedere cosa si può strappare. Sul tema della società della salute è intervenuto lo stesso sindaco per rispondere a chi in queste ore ha scritto rilasciate affermazioni che Del Ghingaro trova prive di qualsiasi fondamento. Mancate convocazioni, presunti ritardi, illazioni e falsità che qui sottolineo ufficialmente, ha dichiarato il primo cittadino durante il consiglio comunale. Parliamo di lavoro sempre a Viareggio, sono pronti allo sciopero e ad altre forme di protesta i lavoratori della FIPE Immobiliare, azienda della nautica viareggina in crisi, come sapete da tempo, dove si rischiano 80 posti di lavoro. Sembra assumere l'ipotesi di un intervento dei soci Balducci e Guidetti per dare seguito all'esperienza FIPA in una nuova società, sarebbe già pronto il nome, Twin Yacht, una notizia circolata da alcune ore che ha gettato nello sconforto i lavoratori riuniti questa mattina a andarsene di fronte al capannone, vedete anche gli striscioni che hanno esposto. Nelle prossime ore è fissato un nuovo appuntamento con l'azienda per capire che cosa accadrà, ma se non ci sarà un accordo entro il prossimo 25 marzo si arriverà ai licenziamenti di 80 persone. Dura la posizione di Fiom CGL di Lucca, che è in prima linea per difendere il destino di queste persone. Se la situazione non si sbloccherà entro venerdì, minaccia Fiom CGL, sono programmate iniziative di sciopero e di protesta. E intanto siamo all'8 marzo 2017, giornata della donna, e alla vigilia di questo momento tante iniziative messe in campo dalla Casa delle Donne di Viareggio. Sentiamo il servizio. L'8 marzo le donne di 40 paesi del mondo hanno dichiarato uno sciopero globale dal lavoro produttivo e riproduttivo. Quello di mercoledì sarà un immenso evento planetario cui parteciperanno milioni di donne. In ogni paese e in ogni città italiana, Versilia compresa, è stato detto stamani durante la conferenza stampa alla Casa delle Donne di Viareggio, ci saranno cortei, flash mob e assemblee. In piazza Mazzini dalle 11 alle 19 si terrà un presidio dove le attiviste del centro antiviolenza della Versilia manifesteranno con la propria identità per cambiare una cultura che si fonda sulla disparità del potere fra generi e sul dominio maschile. Le donne sono essenziali per il mondo della produzione e della riproduzione, ma sono rese invisibili in un mondo in cui ancora il predominio maschile e il maschilismo è forte. Questo presidio riguarda tutti i comuni e i paesi della Versilia, tutte le donne della Versilia, e sarà partecipato oltre che da noi, dal gruppo Uomini di Viareggio, che fa parte di Maschile Plurale, da Amnesty International, da ASART, da le pari opportunità del comune, dal tavolo di rete Insieme contro la violenza. Insomma, vogliamo che si riprenda un 8 marzo di significato, di buon e grande significato, e non un 8 marzo che è stato mangiato dal consumismo. Parliamo del maltempo che ha colpito la Garfagnana e l'Alta Versilia in queste ore, in particolare nel tardo pomeriggio e nella serata di lunedì. Al momento risulta semi-isolata la frazione di Pomezzana, siamo appunto in Alta Versilia, nello Stazzemese, dove lavori sono in corso da parte dei tecnici e degli operai del Comune, della Protezione Civile, per liberare la strada, l'unica strada di accesso alla frazione Stazzemese, dai detriti e dai massi che si sono depositati a causa di una frana. È stato aperto un varco per il passaggio dei
ai mezzi di soccorso in orario diurno e assicurata la presenza in loco degli addetti di una ditta incaricata per il ripristino della strada, ma di notte ci sarà un presidio alla frana grazie all'intervento della pubblica assistenza stazzemese per garantire la sicurezza alla popolazione del paese. Disagi per allagamenti vari anche nelle strade comunali di Farnocchia e invece sul Massarosese, sulla via provinciale 4 dei Cani Paletti. Torniamo adesso al Carnevale di Viareggio, un finale decisamente amaro a due giorni dai verdetti che hanno chiuso questa edizione. In un giorno soltanto arrivano tre AD nella categoria delle maschere isolate, tre giovani mascheratisti che lasciano il Carnevale e la cartapesta in polemica. Sentiamo perché. In tre dicono addio al Carnevale di Viareggio tra le maschere isolate. 48 ore dopo i verdetti che domenica pomeriggio hanno chiuso l'edizione 2017 decretando la seconda vittoria consecutiva di Silvano Bianchi e la sua promozione tra le mascherate di gruppo, c'è amarezza e disaffezione tra le maschere isolate, non tanto per le classifiche finali quanto per alcune presunte anomalie nel rispetto del bando di concorso. Tre giovani mascheratisti hanno detto addio alla cartapesta: Rodolfo Mazzone, autore dello strampalato piazzatosi al settimo posto, Michele Cinquini, arrivato ottavo con Donald Trump, e Andrea Pucci, sprofondato al 12° posto dopo 10 anni nel podio. Ed è forse l'addio di Pucci il più eclatante. La meritocrazia non penso abbia vinto, e quindi io ho fatto questo gesto che penso sia opportuno, perché è una categoria di giovani e quindi, proprio perché siamo dei giovani, dovrebbero essere considerati un attimino maggiormente. Ora come ora non ci sono più le condizioni, ripeto, meritocratiche, oggettive. A me non piace questo sistema, il sistema della superficialità, il sistema del pressappochismo, e sinceramente dopo 13 anni con vari terzi premi, vari secondi premi, due primi premi tra l'altro quando il bando era chiuso, e un premio speciale per la critica mai assegnato ad una maschera isolata, penso che un po' di esperienza, un po' di gavetta e me la sono fatta. Altri mascheratisti potrebbero lasciare nelle prossime ore. La categoria, formata ad oggi da 15 elementi, potrebbe così ridursi di numero da sola. L'auspicio è che la Fondazione capisca il disagio e ne tenga conto nella stesura del nuovo bando di concorso. La Fondazione non so come reagirà, se reagirà è libera di non reagire, non ci mancherebbe altro. Io faccio ciò che, a cui mi sento più portato in questo periodo per me molto, molto triste. E dopo il Carnevale si è chiusa anche Canzonissima di Carnevale, seconda entusiasmante edizione al Caffè Liberty, in onda su Rete Versilia News. Come d'incanto il brano eletto nella finalissima di lunedì sera in Piazza Campioni a Viareggio, in onda la serata domani sera, mercoledì sera, su Rete Versilia News. Vediamo servizio. Con il brano Come d'incanto di Denisco Biagini Grazzini, Andrea Denisco, Lorenzo Biagini, Angelica Domenici e Celeste Di Stefano vincono Canzonissima di Carnevale 2017, concorso canoro ideato e organizzato da Renzo Piracini, Alessandro Santini e Antonella Ciardiello, concluso lunedì sera con un finale record a Caffè Liberty di Viareggio sold out. Prima dell'inizio i conduttori Mattia Di Vivone e Federica Michetti hanno assegnato 8 premi speciali, alcuni dedicati a grandi nomi della storia del Carnevale di Viareggio. Il premio Maria Grazia Billi, novità di questa seconda edizione di Canzonissima di Carnevale, è andato al personaggio femminile dell'anno, Marialina Marcucci, che dopo essersi complimentata per la manifestazione ed avere fatto un regio dono al regio opinionista Alessandro Santini, si è scatenata in un tucatucca in coppia con Umberto Cinquini, improvvisatosi da opinionista a ballerino, mandando in delirio il pubblico in sala e la Fondazione Carnevale presente al completo in prima fila. Ente che insieme al Consorzio di Promozione Turistica della Versilia ha patrocinato l'evento. 13 le canzoni in gara. Il culmine dell'emozione è stato però raggiunto quando la maestra Antonella Ciardiello, Mattia Di Vivone e Federica Michetti hanno letto alcuni Noi Che, come nella trasmissione di Carlo Conti I Migliori Anni, dedicati a Viareggio e a Canzonissima di Carnevale. Sotto l'occhio vigile di Burlamacco e Ondina è stata quindi svelata la classifica, partendo dal 13° brano classificato. Super finalisti il quartetto Denisco, Biagini, Domenici e Di Stefano con Come d'incanto e Lorenzo Ghiselli con Le donnine dei Tigli.
In un turbinio di coriandoli, flash del fotografo ufficiale Paolo Mazzei di Fotomania Versilia e urla di gioia, come d'incanto è stata eletta canzonissima di Carnevale 2017, aggiudicandosi così il preziosissimo trofeo gioiello, coriandolo d'oro offerto dall'azienda Orafa Oro Più di Viareggio. Secondo classificato Lorenzo Ghiselli, che con il sorriso sulle labbra si è preso tutto l'applauso del Gran Caffè Liberty a Viareggio. Al terzo posto Spiaggia d'oro, cantata da Valentina Lottini. Quel carro che passa e che va, io ti vedrò. Grandi emozioni, dunque divertimento nella serata che andrà in onda in esclusiva mercoledì sera alle 21 su Rete Versilia News. Chiuso il carnevale, ma non è chiuso ancora il concorso online per votare ed eleggere la coreografia più bella di questa edizione del carnevale. Referendum lanciato online da Rete Versilia, chiuderà alla mezzanotte di mercoledì 8 marzo referendum popolare per eleggere la coreografia. Il premio assegnato con il patrocinio e la collaborazione ufficiale della Fondazione Carnevale sarà consegnato domenica 12 nel corso della cerimonia ufficiale di premiazione di questa edizione. Per votare, vedete, siamo sulla pagina Facebook di Rete Versilia News, canale 85. Per votare, ricordiamo, vale il nuovo regolamento: cliccare mi piace sul video della coreografia preferita caricato sulla nostra fanpage su Facebook, pagina ufficiale Rete Versilia News, canale 85. Vedete, qua ci sono tutti i video che potete vedere, rivedere e soprattutto cliccare mi piace per poter votare la vostra coreografia preferita. E per chiudere, il carnevale anche dei più piccoli con i futuri maghi della cartapesta di domani. Vediamo il servizio. Hanno vinto la partecipazione dei bambini aderenti alle scuole primarie dell'infanzia e la loro straordinaria fantasia nel progettare mini carri carnevaleschi. Il concorso Carristi in Erba, organizzato dal Comune di Viareggio, ha visto il suo epilogo lunedì pomeriggio con le premiazioni avvenute presso l'hangar numero 8 della cittadella del Carnevale. Ai bambini era stato chiesto di rappresentare in totale libertà e immaginazione un mini carro del Carnevale di Viareggio e fin dall'inizio, nelle classi di appartenenza, gli insegnanti hanno ritenuto che i giovanissimi fanciulli dovessero avere in questo progetto il ruolo principale. I risultati sono stati eccellenti. Soddisfattissima per il numero delle classi partecipanti al concorso Carristi in Erba, la presidente della fondazione. Qui c'è il futuro di Viareggio, direi, molto di più del carnevale. Il progetto di gruppo aveva come prima missione l'intento di sviluppare il senso di collaborazione fra i bambini delle primarie e della scuola dell'infanzia e dal grande entusiasmo ne sono usciti piccoli capolavori. La creatività di Viareggio si esprime anche partendo dalle classi più piccole, dei bambini che sono qui, che sono i protagonisti di questo diciamo scampolo di carnevale. Questo ultimo giorno di coriandoli insieme ai bambini siamo a festeggiare i loro carri e a premiare i carri migliori. Una vetrina internazionale per la Versilia, ma in particolare per Pietrasanta, un focus sulla piccola Atene, il suo centro storico e l'artigianato del marmo. Sky Korea, dedicato a Pietrasanta, parte di un documentario girato in Europa toccando le location di film famosi. Nel ripercorrere i luoghi delle riprese di 007 Quantum of Solace, la troupe straniera è approdata alle cave di Carrara e ne ha approfittato per aprire uno squarcio sulla lavorazione dell'oro bianco, cosiddetto, dirottando le riprese proprio a Pietrasanta all'interno del Marble Studio Stagetti, una vetrina importante come vedete in queste immagini di quello che andrà in onda, che va in onda sulla Sky Korea, che porta al Museo dei Bozzetti l'artigianalità di Pietrasanta e anche i luoghi simbolo della piccola Atene. Qui siamo all'interno della chiesa di Sant'Agostino, in giro per il mondo e dunque sulla TV satellitare coreana, ed è dunque soddisfazione per il comune di Pietrasanta. Ci fermiamo per una brevissima pausa, tra poco tutte le notizie sportive della giornata. Ben ritrovati con la pagina sportiva. In primo piano stasera la pesistica con le spettacolari gare andate in scena al Palasport di Camaiore nel fine settimana per le finali nazionali Under 17. Vediamo. Si sono disputate a Camaiore le finali nazionali dei campionati italiani Under 17 di pesistica olimpica. Sabato scorso le gare maschili, domenica quelle femminili. Un grande spettacolo e tanti record nazionali delle classi giovanili. Alle gare infatti hanno partecipato i giovani pesisti dai 14 ai 17 anni, qualificati in seguito alle gare regionali di qualificazione. Dalla due giorni di gare sono scaturiti i nomi dei 15 nuovi campioni italiani della classe Under 17.
Sono 125 atleti di tutte le categorie, tra maschi e femmine. Provenienti? Provenienti da tutte le regioni d'Italia, che si sono praticamente classificati nelle gare di selezione il 12 di febbraio scorso. E solo i primi 8 d'Italia partecipano in ogni categoria a questa manifestazione. Praticamente in queste gare i tecnici federali incaricati faranno una selezione sugli atleti che poi prenderanno parte ai mondiali in Thailandia per la qualificazione olimpica giovanile. Grande passione e motivazione tra i ragazzi e le ragazze che con grinta e dedizione si impegnano ogni giorno nello sport. Faticoso? Sì, abbastanza, però è una passione. Ti alleni molto durante la settimana? Sì, 2 ore al giorno, 5 giorni. Veniamo al calcio adesso, seconda categoria, con la Torre Laghese che ha battuto il Corsanico mantenendo così la vetta del campionato. Sentiamo Roy Lepore. Al campo sportivo Carlo Lontani, dove gioca la Torre Laghese, successo del giallo-viola nel derby con il Corsanico in seconda categoria per 3-0. Con la vetta che viene consolidata da parte della capolista, che va con 2 punti di vantaggio su Phil Villa, che insegue con 47 punti, mentre la Torre Laghese ne ha 49. Le reti di questa vittoria portano la firma di Milai e una doppietta di Matrone nella ripresa, quindi senza dubbio una vittoria estremamente importante che consolida ancora una volta il primato della Torre Laghese, che dopo essere stata prima per molto tempo si era fatta recuperare e poi ha avuto la forza di poter ritornare a guidare questo campionato di seconda categoria, e ora ci vuole rimanere fino in fondo per tentare il bis. Dopo la promozione dell'anno scorso dalla terza alla seconda, vogliono fortissimamente andare in prima categoria. Primo tempo, diciamo, anche se è stata una partita per entrambe le squadre senza grandi occasioni, però da quello che si è visto, insomma, il pallino del gioco l'abbiamo sempre avuto noi. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna su un tiro deviato, insomma, abbiamo trovato questo gol che ci ha un po' spianato la strada. E tra le discipline di eccellenza in Versilia, a Viareggio in particolare, anche la danza è stato un vero e proprio bottino di premi per la BC School Dance di Viareggio, la scuola di danza viareggina di Beatrice Cinquini, che ha partecipato con le sue allieve a Danza in Fiera, la manifestazione di settore che si è tenuta nei giorni scorsi a Firenze nel complesso della Fortezza d'Abbasso, esattamente il 24 e 25 febbraio. Le allieve della scuola viareggina si sono presentate nella categoria di hip hop e modern, ottenendo ottimi risultati nella gara coreografica Danza in Tour, vetrina di danza a premi. Primo posto nella categoria hip hop con la coreografia di Daniele Menichini, conquistato secondo posto nella categoria modern piccoli, coreografia di Beatrice Cinquini, terzo posto anche nella categoria modern grandi, sempre con le coreografie curate da Beatrice Cinquini. Grande soddisfazione per le insegnanti, per le allieve ovviamente, che vediamo in queste foto, in queste immagini che ci ha fornito la scuola, e ovviamente soddisfazione anche per le famiglie delle ragazze che hanno preso parte all'evento e ottenuto dunque ottimi riconoscimenti. Ci fermiamo ancora per una brevissima pausa, tra poco di nuovo insieme terza parte del TG Versilia. Ben ritrovati, terza parte del TG Versilia. Non ci sono aggiornamenti di cronaca, però diamo uno sguardo al nostro sito web reteversilianews.com. Vedete in home page la notizia d'apertura sul tentato omicidio di cui abbiamo parlato poco fa. Vi segnalo anche altre notizie che trovate sul sito, come l'episodio avvenuto in porto a Viareggio, una barca affondata per il maltempo delle ore scorse, intervenuta la capitaneria di porto per recuperare gli ormeggi e le imbarcazioni. Non è un caso isolato. E poi anche per la pagina degli eventi, caffè d'inverno a Pietrasanta, arriverà il noto, notissimo giornalista americano Alan Friedman a raccontare Trump al caffè d'inverno organizzato dalla Fondazione Versiliana. Appuntamento sabato 11 marzo alle 17.30 nella Sala dell'Annunziata nel chiostro di Sant'Agostino. E con questo è davvero tutto, grazie dell'attenzione e a tutti voi una buona serata.